In questo video io e Svantaggio ci sfideremo ad una gara a chi trova più diamanti, ma tutto questo nel giro di mezz'ora. Ma secondo voi chi andrà a vincere? Prima di iniziare con il video ti invito calorosamente a lasciarmi un bel like, ma detto ciò direi che potremo anche iniziare. Ok Sva, sei pronta? Oggi andremo a rifare questa sfida dei diamanti, dato che mi tarta state di richieste per effettivamente rifare questo rematch. E se andrai a vincere, ti ordinerò... Cosa voglio di mangiare oggi, sentiamo? Sushi. Ok, quindi se effettivamente andrai a vincere questa cosa, vincerai il sushi. Ok, posto. Va. Bando alle ciance, ciance le bande. Giustamente ci sono i colori delle chest. Quella rosa è tua. Penso che sia capito ormai. E comunque non ho ancora capito perché abbiamo i capelli da strega. Penso che Halloween sia finita da un po', Però, chi si lamenta? Prendiamo il nostro armamentario. E tra l'altro, questa volta mi sono organizzato molto meglio rispetto alle altre volte. Innanzitutto... abbiamo l'armatura in full ferro, così almeno come al solito si torna ai vecchi tempi. Poi abbiamo la nostra spada in netherite, così se c'è qualche mob che ti dà fastidio lo puoi uccidere in tutta tranquillità. Abbiamo un piccone in netherite e stavolta gli enchant sono migliori. Oddio. Va bene. Abbiamo il nostro piccone in netherite con efficienza 5, fortuna 3, mending e un breaking 1. Io dopo aver mangiato pasta e fagioli. Va bene. Abbiamo uno scudo a portata di mano che io giustamente non voglio tenere in questo momento perché mi ingombra lo schermo. Abbiamo un secchio d'acqua, almeno in caso dovessimo fare qualche clutch oppure dobbiamo salvarci da morte certa da lava, siamo a posto. E poi, ultimo ma non per importanza, abbiamo le nostre carote d'oro per la storazione al massimo e un cibo molto croccante e salutare. Quindi detto ciò, siamo pronti, ho messo un timer sotto di me, giustamente vi eviterà a capire quanto tempo è passato. E nulla, sei pronta? Prontissima. 3 2 1, ciao. Buona fortuna. Ciao. Good luck. Penso di fare una cosa. Penso tipo di applicare una sorta di tattica. Dato che nello scorso video, nella sfida che avevo fatto contro Kendall, lui è andato a minare direttamente a livello dei diamanti. Ha trovato un bel po' di diamanti. Penso di iniziare magari esplorando un po' il mondo. Oddio! Ho trovato un avamposto. Ma non penso di trovare i diamanti. No, però magari trovo un corno. Lo voglio suonare. In caso dovessi vincere lo suono. Ciao ragazzi. Scudo non mi serve con voi perché sono abbastanza forte da combattervi pure senza. Cosa c'è qua? C'è una montagna. Respira. L'hai sentito? No, non l'ho sentito. Perché siamo lontani, mi sa. Scendiamo. Aia. Ok, filato. Come stavo dicendo, la mia tattica in questo momento, magari, che ne so, aspettare 5 minuti per vedere se trovo una caverna a cielo aperto. E se non la trovo mi tufferò scavando sotto i piedi. Tu invece Sva, che tattica hai? Sentiamo un po'. Io vado a caso. In che senso vai a caso? Come mi gira, capito? Ok, va bene, buona fortuna, sappi che c'è un sushi in ballo. Però se vinco io, che vinco, scusami, che stavo? Che ti devo offrire io? Il KFC. Ok, ci sto. Oh, però lo fai, me lo compri stasera, mangio pollo croccante. Tranquilla, okay, non ti faccio spendere molto. Mari, 12 euro. Basta un like, ragazzi, e i soldi torneranno indietro. Asva, forse. Ho trovato una caverna, però non vedo nulla. O sono io che sto cercata, non ci sta niente, cardino. Comunque, ragazzi, per questo video, un minimo di... facciamo 1000 like nel giro di queste 24 ore, lo dobbiamo fare. Perché è un video molto speciale, dove porto svantaggio in facecam. Giustamente abbiamo pure la doppia prospettiva. Quindi vedrete sia me... che Sva, con un po' come nel video di Kendall, solamente che Kendall non mostra la faccia perché è un fifone. Ah, Kendall sei un fifone. Ah. Cosa hai trovato di croccante? Una frecciatina. Chi t'ha dissato, scusami. Oh mio. Damn. Emeralds? Vabbè, li prendo nel dubbio. No, dripstone. Sai che stavo per morire? Perché? Perché mi sono infilzato in una stalattite. Posto, meno uno, fatto uno. Secondo voi ragazzi, chi sarà la primissima persona a trovare diamanti? Fermate il video in questo momento e commentate. Cosa hai trovato? Una mineshaft ho trovato, però. Non ci credo già. Pensavo di aver trovato, ma non ci sta niente le mineshaft, penso. Allora, direi che possiamo scavare magari qui sotto. Ma che... ma si possono trovare i diamanti nelle ceste di mineshaft? Sì, si può. Quanti hanno? Cosa? Non ho capito. Sto parlando con gli scheletri. Aiaia, che male. Guarda che se muore hai perso la sfida, proprio a tavolino, sì, proprio così. Mineshaft! Sheesh! Non è che siamo nello stesso... Ma ti immagini? Aspetta un attimo. Io ho paura. Hai per caso trovato una caverna piena di stalattiti? Cioè, cosa sono le stalattiti? Ancora, te l'ho detto prima, cioè non lo so. Cristalli. Ah, vabbè. Lascia stare, va. Se ci becchiamo. Poi facciamo un meetup.
Facciamo così, spacchiamo sto spawner, vediamo un po' se ci sta un qualcosa di abbastanza croccante per questa avventura. The fuck? Vedo il cielo. Io, come hai detto cielo? Oh, comunque sono passati 7 minuti e ancora nessuno di noi ha trovato diamanti, ma no? Neanche io, zero. Tutta sta cosa li andrò a trovare, vero? Vero destino, per favore. Ho trovato una zona abbastanza croccante. Forse qua posso trovare i miei diamonds. Se becco il World End Quit, sappilo. Fatti la sfida, no? E se qui ti vinco io? Sheesh! Hai già capito? No, non ci credo. We did it! We got diamonds! Già lo sai! Non posso credere. Già lo sai. Quanta gente! Chi c'è? Oh! Quanta gente! Ho appena trovato le stratiti. Oh, non è che sei vicino a me davvero? E mi sa proprio di sì. Io penso proprio di andare via. Non voglio stare nel tuo territorio. Vabbè, che non mi vuoi più. Ok, va bene. No, è zuzzo. Wow, quindi sono zuzzo io. Vabbè, senti sta qua. Diamonds, dove siete? Mi diamonds. Diamonds, where... Ho visto i piedi di glow squid uscire da un blocco. Ho preso un infarto. Piedi di glow squid. Mamma mia. No. Warden? Come hai fatto a saperlo? Perché prima avevi detto spero di non trovare il Warden. E poi hai detto no. Così tipo ti fossi gufato da solo la cosa. Se becco Ancient City è finita. Però ora che ho sfidato il Warden, l'ho preciso. Non mi fa più paura, sinceramente. Comunque sì, mi sa che siamo nello stesso territorio. Perché ho appena visto il coso dei Pillagers. L'avamposto? Mm-hmm. Ma sei in superficie ancora? Sono passati 10 minuti, no, ti dico. No, sono salita perché non ho trovato nulla. Ah, ok. Comunque sono passati 10 minuti. Caverna. Oh, ma non ho trovato nulla. Ho trovato un bel po' di diamonds qua. We did it again. Andiamo così, va. Facciamo così. Perfetto. E we got more diamonds. Da piangere. Manco un diamante ho trovato io. Perché i diamanti non si trovano in superficie, cara. Si trovano a livello meno 58. 3 caverne ho esplorato. Non ti servono caverne, basta che scrivi sotto i piedi. 3 buchi. Ma poi attenzione, non hanno consigli. Devo vincere voglio mangiare stasera o no? Cioè, non lo so. Comunque, ragazzi, secondo voi chi andrà a vincere questa sfida? E poi, a seconda dell'esito di questa sfida, chi dovrei sfidare se effettivamente vinco? Maria, piena di grazia, il Signore è con me. Ha funzionato! Cosa? Hai trovato diamonds? La preghiera. No, la preghiera di trovare una caverna. Magari se prego di nuovo trovi diamanti. Ave Maria. Ha funzionato! Non è vero. Oh, non ci credo. Quanti ne hai trovati? 6. Come sei? Ha funzionato, okay. La preghiera. Allora, io ti dico, Maria. Facciamo così, facciamo un gioco. Facciamo che per i primi 20 minuti possiamo essere sinceri, se vogliamo, in ambito di diamanti. Va bene. Dopo, da lì in poi, non possiamo più sapere nulla. Praticamente da quando passano i 20 minuti in poi, nessuno di noi dovrà sapere quanti diamanti ha l'altro. Ragazzi, bisogna utilizzare il metodo di Kendall. Fermi un attimo. Non è raro? Ho trovato un blocco di carbone deep. Che trovato? In caso, fatemelo sapere. Io sto andando adesso ad altezza di avanti. Mancano ufficialmente 15 minuti. Oh, basta queste preghiere. Cioè, non lo so. Oh, ma sta funzionando. Immagina pregare su Minecraft per trovare diamanti. Cioè, non lo so. Oh, tutto uno spawner. Se non trovo diamanti a quando il timer raggiunge 20 minuti, torno in superficie e cerco di trovare un'altra caverna. È una cosa, pian piano salgo. Facciamo così. Magari qua si trovano di più. Sì. Terra. Che non mi stai facendo? Bruttissimi questi rumori, no, ovviamente. È tipo un rumore di soddisfazione. Perché sei tornato in superficie? Sì. Di già? Dopo no. E perché ho finito la mia caverna? Aiuto. Oh, qua c'è una zona che non mi piace molto. C'è la sbobba del Warden ovunque. Ma sei uscita del Warden, no? Ho provato ad uscire, ma ho trovato sbobba. Basta con sti mob! Ah! Aiuto! Creeper, vai, esplodi. Ah, è in un scheletro dietro. Posto. Siamo di essere ritornati nella caverna di prima. È tutto qua. Come mai? Sembra così tanto familiare. Aia. Ma? Com'è possibile? Oh, sono tornato nella caverna di prima. No, vabbè, io veramente non ci credo. Ma sono tornato indietro. Ma che carpi stai dicendo? Ma com'è possibile? Dai, non ci credo. Non ci voglio credere. Veramente, io mi metto a piangere. Allora, non ci credo, ho trovato diamanti. Sono ufficialmente passati 20 minuti. Quindi da ora in poi, se troviamo diamanti, facciamo scena muta. Questo silenzio mi fa paura comunque.
siamo super concentrati. Stiamo sì. cercando di trovare i diamanti. Questa non fa tensione. Sembra di andare in discoteca. Infatti fa la canzone del Allora, vediamo un po' cosa mi offre questa caverna, per favore. Dammi un po' di diamonds. Che succede? Ho trovato un portale rovinato sottoterra. Che senso un portale rovinato? Non lo so. Un portale rovinato mentre stavo scavando sottoterra. È la prima volta che becco un portale rovinato interrato nel terreno. Qualcuno mi dice che hai trovato diamanti. No, stavo per morire. Ah, ok. Ho trovato un mega pozzone di lava e ci stavo finendo dentro. Letteralmente. Questo silenzio veramente mette ansia. È angosciante questa cosa, che non trovo niente. Sto scherzando tantissimo perché ancora qui sono. Basta spawner di ragni, ragno con lo scheletro. Con lo scheletro? Con che? Con lo scheletro. Il napoletano. Aia, che mal di piede. No, che faccio? Ok, va bene, va bene. Ok, Sva, ti avviso, mancano all'incirca 3 minuti e 40 secondi. Ai. Non si trova niente. Che ho di sneak 100? Ho trovato 100 diamanti. 100 diamanti, ah sì. Perfetto, shish! Il tempo scorre, tic-toc. Ma no, il TikTok che conoscete voi. Come si dice a Napoli, devo fare corsa, già fai corsa. Ok. Qui non ci sta nada. Ma qui sono già stato, sì. Continuo a girare nei soliti punti. Però almeno ho trovato un qualcosa di croccante per me. Ok. Posso pregare? Manca un minuto. Oh, Maria. Un minuto rimanente. Grazia. Signore, un minuto rimanente. Sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Si prega per cose serie, non per trovare diamanti su Minecraft. Cioè, non lo so. Funziona. Vabbè. Ora vado allo spacco. 5, 4, 3. Con l'ambulanza che è passata sotto e non è per me. Sfida finita. Ferma. No. Stai ferma. Okay, sta ferma. E ora andiamo al verdetto. Bene, Sva. Dopo mezz'ora di mining, ok. Adesso andremo a rivelare un po' il tutto. E io ho i miei diamonds. E ora faremo due ceste, le facciamo adesso al volo. Prendiamo la legna qua. In queste ceste noi metteremo i nostri diamanti, ok? Però non apriremo subito la cassa. Per creare un po' di suspense, un po' di tensione. Ci allontaneremo. Sì, tu metti lì i tuoi diamanti, io metto qua i miei. E quando sei pronta, dimmi e ci guardiamo nelle ceste. Sì. Ok, aspetta un attimo. Ok, pronta? Sì. 3, 2, 1. 1. Ma? Stai trollando? No, hai detto lo stesso momento. No, ok, sì, io sto trollando, tieni. Questo è il restante dei miei diamanti, ho vinto! Non è che anche tu hai altri diamanti, no? No. Qualcosa mi dice che qualcuno qui ha perso. Però facciamo una cosa, ok? Facciamo un duello e questo duello è il verdetto finale, dai, solo per te. Okay. Da questo duello, a seconda di ciò che mi ha raccolto, dovremo combattere chi vince... chi vince basta. Ok, va bene. Vai, let's go. Aggressiva. Oh no. Sì, ho vinto. Va bene. Dato che hai vinto, facciamo così, il video l'hai vinto per stavolta. Faremo un'altra sfida in futuro. Se avete consigli, ragazzi, fatemeli nei commenti. Esatto, ragazzi, dateci i consigli perché i diamanti a volte non si trovano, a volte si trovano, cioè... Detto ciò, ragazzi, io ho vinto. Quindi voglio il mio KFC oggi. Noi ci vediamo in un prossimo bellissimo video. Bella. Bella.